Chiude stasera la settima edizione dello Sciacca Film Fest. Questa manifestazione è stata dedicata al dialogo tra le due sponde del Mediterraneo. Il servizio dell'inviata Loredana Cacice. Ultime battute per lo Sciacca Film Fest, non solo cinema, per la settima edizione che assieme alla visione di sei lungometraggi, 21 corti, 33 documentari, ha proposto la fiera dell'editoria, incontri con gli scrittori, mostre, workshop, convegni, laboratori, recital e musica dal vivo. Tutto all'interno del complesso monumentale della Badia Grande di Piazza Noceto. È un punto di richiamo per il turismo che stiamo finalmente toccando con le mani, ma più che noi lo toccano i bed and breakfast e gli alberghi, lo toccano gli operatori del turismo che sono venuti a chiederci proprio di dare delle indicazioni molto più precise. Chiaro che questo va sviluppato in una sinergia con l'ente pubblico, con l'associazione degli albergatori, con quanti si vogliono spendere per come dire, far sì che il turismo venga sempre più destagionalizzato. Il festival ha offerto anche uno sguardo sulla cultura araba con rassegne dedicate al cinema algerino ed iraniano. Sono molto poetici questi film perché bisogna ritornare un po' alla terra e anche all'amore. Particolarmente atteso l'incontro con Alem Mosteganemi, prima donna algerina che ha scritto i suoi romanzi in arabo e che ha presentato a Sciacca l'arte di dimenticare. Je suis heureuse d'être en Sicile, à vrai dire. Sono molto contenta di essere qui in Sicilia, non sento, devo dire, neanche la differenza tra il Libano e l'Algeria. Del resto si tratta sempre di un paese mediterraneo, lo stesso calore umano, la stessa natura, ci sono anche le tracce del passaggio degli arabi. Tra gli appuntamenti anche una suggestiva mostra dedicata ai maestri del corallo di Sciacca.